Ciao a tutti, qua siamo a Torbole, Riva del Garda praticamente. Destinazione di oggi, Riccardo? Oggi andremo faremo il tunnel, la strada normale, poi faremo la pista ciclabile sospesa. Sospesa e limone sul Garda. Limone sul Garda. E dopo entreremo nell'entroterra e saliremo sempre a Tremalzo, Punta d'Arici, e dopo giù torneremo a Riva del Garda. In tutto sono quasi 70 km e 2300 metri di dislivello. Vabbè, adesso qua c'è una ciclabile che costeggia praticamente la strada principale. Uno scorcio di Riva del Garda. Bel panorama, meraviglioso. Qua è il regno delle mountain bike, del windsurf e anche del windsurf, esatto. Prima volta la ciclabile di limone sul Garda, quella sospesa. Sul tetto, però così sospesa. Negozio? Ma è oro, ma è sì. Limone sul Garda, fantastica, bello, 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 meraviglioso il limone. Panoramica di limone sul Garda. Una terrazza sul Garda. Ma che bel sobborgo. Ecco la fontana. Stiamo allontanando dal lago adesso. Qua siamo a Vessio. Carina. Guardate che bello che è il sentiero. Leggera discesa. All'ombra. Guardate, devo salire così. È difficile salire in leggera discesa. Il lago di Garda è là, dietro là. Bello ciò, bello sto percorso. Fantastico. Meraviglia. Guardate che fantastica, ragazzi. La scatta del PG. PG. Chi è che sta meglio di queste? Niente stress. Posti fantastici e cibo a volontà. Che panorami, una malga, finalmente.
Riccardino è andato in crisi. Ce l'hai fatta! Scatta il motore, mi è rimasto solo una tappa. Comunque siamo arrivati alla fine ormai della fame. Tutto buono. Tagliere. Pasta e fagioli. Pasta e fagioli fantastici e anche crostata. Ok, e si riparte. Con male le chiappe. Da paura. Anche qua è l'altro rifugio. Per qua adesso c'è una panoramica spaziale. Ah, si vede il Garda. Guardate che panorama. E questo qua è l'altro versante. Tutta la Lombardia. Baita, dove il rifugio dove abbiamo mangiato prima, il rifugio tramalso. Adesso inizia il vero divertimento, praticamente quasi tutta discesa fino a Riva del Garda. Ecco il lago. Il lago diventa sempre più grande. Che po' di casetta si sono fatte gli alpini qua. Ma che tavolate! Che panorama! Che focolaio spaziale! Inizia rock and roll! Bellissimo. E via. E faccia. Alzai!
E in... ok. Probabilmente mi ripeterò, ma questo è uno dei più bei panorami che si possono vedere. Visto Punta Larici, qua c'è un vento della Madonna, ci sta da Dio. Vai. Ti piace, boh? Ma ti piace? È sbattimento abbastanza? Faccia tua! Anche a rama! Quasi spagliocci! E qua siamo a Pregasina. Destra. Ma va. Ma che bella cascata, eh? Che meraviglia. Ok, adesso si fa l'apponare. Concludendo, mi sento di dire che per bellezza, divertimento e abilità tecnica, questo giro è il più bello che abbia mai fatto qui sul Garda e in tante altre parti anche, e sarà sicuramente tra i top 10 del 2022. Come sempre, in descrizione vi lascio la traccia GPX. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao! Fantastico, modo migliore per pescare i piedi. Là si vede a Ponare, abbiamo fatto. Meraviglioso l'aereo.